Presentata ufficialmente la nuova stagione del Mini Challenge 2016, il campionato monomarca organizzato da Mini Italia è giunto alla sua quinta edizione. Tra le molte novità introdotte quest'anno, sicuramente la più interessante è rappresentata dalla presenza di due tipi di vetture all'interno della competizione. Oltre alle già collaudate Mini Cooper S, protagoniste delle edizioni precedenti, nel 2016 ci saranno anche le nuovissime Mini John Cooper Works, la Mini più potente di sempre. Di questo nuovo modello è stata presentata anche la versione da strada, la Mini John Cooper Works Challenge Edition, che sarà in commercio a partire da fine maggio. Il calendario dell'edizione 2016 prevede 6 appuntamenti complessivi, con prima tappa il 29 maggio e ultima il 16 ottobre. Tesla ha comunicato che le prenotazioni per la nuova berlina elettrica Model 3 sono ufficialmente salite a 373.000, dopo che ne sono state cancellate oltre 12.000 di chi si è ritirato o di chi ha duplicato la prenotazione. La Model 3, svelata lo scorso 31 marzo, non arriverà sui mercati prima di fine 2017 al prezzo base di $35.000. Nel frattempo, la casa californiana guidata da Elon Musk ha annunciato una ricapitalizzazione con la quale offrirà $2 miliardi in azioni. L'obiettivo è accelerare le fasi che porteranno all'avvio produttivo proprio della Model 3, che renderà fruibile a tutti l'utilizzo dell'elettrica. A domani per altre news.